Il pericolo si chiama commissariamento, un'ipotesi tutt'altro che remota adesso alla luce del blitz di ieri sugli appalti pilotati e di quanto emerso dall'inchiesta della Procura di Termini Imerese, che coinvolge funzionari pubblici e professionisti, due dei quali finiti ai domiciliari, all'indomani della retata dei carabinieri che si è conclusa con 10 ordinanze di custodia e ha provocato un nuovo terremoto nel piccolo centro alle porte di Palermo. Non è escluso che arrivi un decreto ministeriale a bloccare la campagna elettorale e ad aprire le porte al commissariamento, il quarto nella storia di Misilmeri. E sì, perché qui i giochi sono al momento tutti aperti. Il prossimo 16-17 novembre i residenti dovrebbero tornare al voto per eleggere sindaco e consiglio comunale. L'amministrazione era stata sciolta per mafia nel 2012 dopo l'avviso di garanzia all'ex sindaco Piero Dai. Le infiltrazioni delle cosche all'interno del municipio erano emersi dalle intercettazioni nell'ambito dell'operazione Sisma, che nell'aprile di quell'anno aveva portato a 5 arresti. In manette erano finiti fra gli altri il boss Francesco Lo Gerfo e l'emergente Antonino Messicati Vitale, poi fuggito all'estero, rintracciato a Bali e da poco riarrestato. Ma già allora era venuto fuori il ruolo dei due personaggi chiave dell'operazione di ieri: la dirigente comunale Irene Gullo, 50 anni, e l'ingegnere 44enne Paolino Rizzolo. Una coppia professionale, efficientissima secondo gli investigatori, e con un rapporto sentimentale definito centrale nell'inchiesta. Avrebbero pilotato insieme numerosi appalti, saltando le gare pubbliche attraverso l'escamotage del ribasso sull'importo d'incarico. Nell'inchiesta sono finiti altri 10 professionisti, fra cui anche Rosario Rizzolo, cugino dell'ingegnere, e tra i candidati alla poltrona di sindaco per la tornata del 16-17 novembre, sempre che le elezioni si svolgano, il che ora è tutt'altro che certo. Il commissariamento potrebbe fare saltare tutto e si tratterebbe del quarto, una specie di record, tutto in negativo. All'apparenza era un anonimo garage come tanti altri tra i palazzi di Paternò. All'interno però custodiva un mini arsenale scoperto dai carabinieri durante alcune perquisizioni sul territorio. All'interno c'erano due mitragliatrici con matricole a brasi, di cui una con silenziatore, un fucile automatico a canne mozze, un fucile a pompa più un'ottantina di cartucce di vario tipo. All'interno anche una moto BMW GS di grossa cilindrata, dopo alcuni controlli risultata rubata sempre in provincia di Catania. I carabinieri di Paternò hanno così arrestato in flagranza un 36enne del posto, Francesco Santino Peci, insospettabile secondo i militari, ma adesso accusato di detenzione di armi clandestine, alterazione di armi, detenzione illegale di munizioni e ricettazione. Ora si trova nel carcere di Piazza Lanza, resta da capire a disposizione di chi eventualmente fossero le armi o se stavano per essere vendute. È l'ennesimo arsenale ritrovato a Catania e provincia nelle ultime settimane. Nel settembre scorso prima e nella giornata di ieri poi altre armi erano state trovate in un palazzo del quartiere Librino, mentre quasi una settimana fa un arsenale con fucili e Kalashnikov era stato ritrovato a Biancavilla. La situazione deve cambiare. Il messaggio di CISL è chiaro e nel confronto di oggi con i vertici di Trenitalia e della Regione ha avuto modo di ribadire che 397 treni non sono abbastanza per coprire i collegamenti della Sicilia. Adesso i compiti di programmazione e amministrazione relativi ai servizi ferroviari sono passati alla Regione Siciliana, rappresentanza della regione più estesa d'Italia. Sono 1.400 e si sentono presi in giro, lo hanno espresso chiaramente a tre giorni dalla tanto attesa chiamata in servizio nell'ambito del progetto Prometeo coordinato dal CIAPI. Si tratta dei formatori che solo nella sede di Palermo sono impegnati in 11 corsi, 5 per addetto ai servizi per l'infanzia, 2 per addetto all'assistenza dei malati di Alzheimer, 1 di addetto all'assistenza dei disabili con patologie gravi, 2 di mediatore linguistico e 1 di tecnico per la gestione dei porti turistici. I formatori ci sono, ma da lunedì annegano nella disorganizzazione più totale. Mancano infatti le postazioni di lavoro, alcuni dirigenti del CIAPI hanno dovuto lasciare la loro scrivania per ovviare al problema. E quanto ai corsisti, quelli sono diminuiti giorno dopo giorno. Lunedì erano in 19, martedì 4 e oggi la notizia della sospensione dei corsi, rinviati a data da destinarsi.